Benvenuti! Siamo in onda! Sai quando partire? Grande Fabio con noi! Sì! Davanti alle telecamere! Direttamente da... Non diciamo da dove diciamo, arrivi, però... un po' cazzisto. Però è... No, io volevo solo far notare l'eleganza che è in tema esattamente con la puntata di oggi. Mm-hmm. Perché oggi... Signori! Beh, anch'io. Scusate. Oggi siamo direttamente... Entriamo nel mondo della finanza. Noi entriamo in Wall Street con... Il Fabio di Wall Street, praticamente, si potrebbe esatto, dire. Ma che tra l'altro siamo entrambi eleganti, con giacca e cravatta. Ma tu sei sempre elegante. Io sono lo sciattore con la t-shirt da discount. Che bravo. Ma tu comunque questa eleganza ce l'hai sempre. Sempre, sempre. La mia è una rarità. Però oggi soffro ulteriormente il caldo giusto per questa live. Adesso io farei questa cosa. Prima di lanciare la... Anzi, mentre lanciamo la sigla... Mm-hmm. Il buon Fabio si spoglia, cioè si toglie la cravatta. Mi tolgo la cravatta. Noi saremo qui ad ammirare. C'erano già le ragazze da casa che subito si sono un attimo messe in hype. Ragazze e anche ragazzi. E anche ragazzi, vabbè, ragazze. No, perché lui suscita i bollori di chiunque. Vabbè, giusto. Quindi a questo punto direi: cravatta e via con la sigla. Pecopino è Quante volte l'hai rifatta la cravatta? No, tipo 3 volte. Perché il problema della perché cravatta... all'inizio mi veniva troppo lunga. Dicevo, che palle. Cioè, ma ci sono i tutorial su YouTube anche per quello. Beh, c'è gente che io mi ricordo. O gli articoli di WikiHow. Mio professore se la faceva storta e a un certo punto se la metteva dentro i pantaloni. C'è la parte che avanzava. Tu vedi la parte dietro che andava. No, vabbè, raga, non si poteva vedere, ve lo dico. Ma non poteva nasconderla dentro la camicia. Sì, i professori del Politecnico non fanno caso a queste sottigliezze. Sono gente umile, gente sciatta come me. Comunque il sistema. Sì, fai tranquillo. Che no, tutto crea il tempo, un tirapugni improvvisato, esatto. Il nostro Fabio. Spiegaci un po' perché The Wolf of Wall Street. Questo è vero. Perché, raga, cioè, allora, a parte che il mio attore preferito è Leonardo DiCaprio. Vabbè. Anche il mio. E fin qui c'eravate. Un altro che suscita bollori a chiunque. Esatto. E fin qui c'eravate. Poi... Perché a me piacciono queste storie di praticamente creazione di personaggi e poi che si autodistruggono, diciamo. Ah, l'eroe della, esatto. L'autodistruzione dell'eroe. Esatto, cioè, secondo me tipo The Wolf of Wall Street si divide comunque per tutti i personaggi che ci sono, più o meno, da DiCaprio a Jonah Hill e anche tutti gli altri che, scusate, non mi ricordo il nome. No, vabbè, neanche io me li ricordo tutti. Si dividono comunque in prima poveracci, con un sogno, il grande sogno americano. Il grande sogno di diventare ricchi. Esatto. Poi c'è appunto la fase dello sviluppo, diventano ricchi. Quindi l'ascesa, realizzano il loro sogno. E poi c'è la caduta. La disfaccia. E comunque piacciono, a me piacciono questi film, anche per esempio...
non so, American Gangster, quello, la storia di Frank Lucas, non so se l'avete visto. Ah sì sì, l'ho visto con... Più o meno, non è... Con Russell Crowe. Esatto, sì, non è uguale, però comunque il filone è quello, sì, sì, è la no? Stessa... Quindi, niente, mi piacciono un po' questi... Beh, anche la trilogia del Padrino ha un po' questa sì, cosa. Più o meno. Noi abbiamo recensito solo la prima, diciamo, il primo episodio, però se uno solo si guarda tutta la trilogia, c'è un Ma po'... Ma infatti mi dai l'assist per dire una cosa, cioè questo film in un certo senso per Scorsese voleva essere una sorta di gangster movie però con gli uomini d'affari di Wall Street, perché più o meno le dinamiche sono più o meno quelle di una gang di criminali, di un'organizzazione criminale organizzata, e in effetti sembra un po' le dinamiche da mafia, un po' da famiglia, sì, sì, così sì, impelagata, però è bello anche vedere l'ottica dal punto di vista appunto del finanziere di Wall Street. E soprattutto mi è piaciuto il fatto che comunque siano riusciti a realizzare questo sogno, cioè degli ignoranti, perché alla fine se ci pensi, tolto vabbè forse DiCaprio, che comunque era quello già più indirizzato nel film a diventare diciamo il capo, certo. Cioè, gli altri li ha presi davvero dalla strada, nel senso, sì, sì, ha raccapezzato gente, persone più che comuni, direi. Cioè, quando nasce la loro compagnia, come la Stratton Compton, Oakmont, sì, Oakmont, cioè, 18 nomi, Stratmont. Cioè, lì sono in quattro gatti, uno più debosciato dell'altro. Cioè, sì, 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 è assolutamente vero. E no, stavo facendo un collegamento, ma adesso me lo sono perso perché stavo cercando il nome della Stratton ufficiale. Mm-hmm. Quindi niente. Tra l'altro è vero, è tratto da una storia vera, giusto? È esatto, tratto da una storia vera, adesso ci arriveremo. Jacopino, cosa vuoi fare? Vogliamo fare un brevissimo riassunto della trama? Beh sì, si può iniziare parlando un po' di cosa parla questo film. Come detto, è una storia vera di questo Jordan Belfort, che è una persona realmente esistita, partiva come... broker di Wall Street, della borsa di New York, e lui inizia questa carriera normalmente in una compagnia di brokeraggio, eccetera. Al secondo giorno di lavoro accade il lunedì nero, che per chi non lo sapesse è un giorno nella storia mondiale, se non sbaglio 1986, una roba, quell'anno non me lo ricordo, mi ricordo quella il crollo del 39, me lo ricordo, 87. Okay, 87 praticamente questo lunedì nero è stato un giorno in cui per motivazioni inspiegabili i tassi di interesse di un sacco di prodotti e di aziende crollarono rovinosamente. Non si capisce bene cosa l'ha causato, ancora oggi è abbastanza ignota le motivazioni. Si pensa che possa essere dovuto a una serie di problemi che c'erano stati nella borsa di Hong Kong, che poi a catena, cascata, come un effetto domino, si erano poi ripercossi su un sacco di borse internazionali, tra cui anche quella di New York. Così da un giorno all'altro, senza avvisaglie, senza motivazioni, senza delle ragioni spiegabili, che tuttora sono ancora ignote. E praticamente Jordan Belfort, che lavorava con questo Merck Anna, esatto, che è interpretato da Matthew McConaughey. McConaughey. Il famosissimo. Adesso lo facciamo. Anzi, facciamolo subito. Adesso, perfetto. Entriamo già nel allora, mood. Noi siamo Merck Anna. Tre Merck Anna. Vai. Ok, vai. Boom. 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 Perché è stata fatta questa scena? Lo sapete? Non lo so. Me lo sono sempre primo chiesto. Primo fun fact di oggi, signori. Perfetto. Come mai è venuta fuori questa scena con Matthew McConaughey che fa questo giochino al tavolo? Fondamentalmente cosa succede? Spieghiamo la scena.
sono al tavolo a pranzo lui, che è fondamentalmente il boss di Jordan, cioè Leonardo DiCaprio nel film, lo porta a pranzo in questo ristorante dove lui praticamente va tutti i giorni, un ristorante lussuosissimo e spende un sacco di soldi. Questo è il giorno prima del lunedì nero. Questo è il giorno prima del lunedì nero, vabbè, il giorno lavorativo prima, diciamo. Sì, esatto. La domenica non penso che l'avrebbero fatto, però un ipotetico venerdì prima del lunedì nero, lo porta lì e, diciamo, come mentore gli spiega come funziona Wall Street e che cosa serve per, diciamo, essere di successo all'interno di questo mondo, e gli dice ci vogliono tre cose. Diciamole, dai. Allora, diciamo queste tre cose. Io ricordo, zero filtri. Allora, la cocaina sicuramente, la masturbazione, detto in polite, molto regolare, molto frequente, molto regolare, almeno due volte al giorno. E la terza non me la ricordo in questo momento, le prostitute, può essere, no, non lo so. No, era la, vabbè, la una cosina bianca forse. No, l'aveva già, già detto. L'ha già detto, allora. Già detto, già detto. Vabbè, mi verrà in mente. Mi verrà in mente. Comunque, dopo questa cosa qua, gli porta vabbè, gli portano da bere, gli si fa portare da bere, ovviamente questo mercana, mentre Leonardo DiCaprio in quel momento, cioè Jordan, è assolutamente fuori dal mondo, diceva non è possibile che serve sta roba qua. Perché Mercana gli dice guarda, a noi interessa semplicemente fare le transazioni, perché noi lavoriamo, prendiamo la percentuale sulla compravendita di azioni, insomma di strumenti finanziari, quindi a me non me ne frega assolutamente niente di quello che vogliono fare loro, l'importante è che loro non vendano, cioè se vendono devono ricomprare da un'altra, un'altra parte, perché finché c'è questo circolo, insomma, che va avanti, noi siamo tranquilli, prendiamo le nostre commissioni, prendiamo i soldi veri, e loro che vincano o perdano denaro non ci interessa. Esatto. E non mi ricordo adesso ho un vuoto su come inizia a fare questa roba qua. Ma completamente a caso, non c'è un motivo. Per caricarlo forse, insomma. No, no, sono a cena, lui si mette a fare questo e sì. Dice a DiCaprio di emularlo. Lo vinci, dai, vieni con me. Praticamente questa cosa nasce perché è una cosa che Matthew McConaughey fa nella realtà come attore per riscaldare la voce prima di andare sul set. E allora questo è quello che è stato, cioè è stata raccontata, okay. Così, cioè prendiamo, perché poi da Hollywood escono fuori storie un po' romanzate. Diciamo che la versione che è stata data è questa: siccome lui lo fa, diciamo, di suo prima di andare sul set, Leonardo DiCaprio e Scorsese l'hanno sentito e hanno detto cavoli, questa cosa qua potrebbe starci bene in questa scena, e quindi gli hanno detto Matthew, la facciamo, e quindi poi l'hanno fatta sulla scena ed è diventata, insomma, una delle scene più iconiche del film. Quindi serve sostanzialmente per caricarsi, per darsi la lui prepararsi, quello che lui ha detto, proprio per scaldare la voce. No, no, ma all'interno della narrazione, nel senso il simbolismo di quel gesto. Sì, secondo me, se adesso non mi ricordo, ho un voto proprio sull'istante in cui comincia a fare questa cosa, però se mi dici che parte da zero, sì, il senso era quello. Perché poi a un certo punto lo rifà anche Jordan con i suoi dipendenti. Poi diventa e diventa proprio un gesto quasi da tribù. Sì, sì, esatto, molto tribale. Infatti perché lui in realtà fa questi speech di fronte a Jordan nel film, no? Mm-hmm. Fa questi speech di fronte a tutti i suoi dipendenti in questo mega ufficio. Open space, dove c'è il delirio più totale, e a un certo punto per caricarli si mette a fare, no, questa roba, perché arriva un punto della storia in cui gli consigliano di lasciare l'azienda perché l'FBI, insomma, gli sta alle costole, quindi dicono Jordan lascia perdere, non, ormai hai dimostrato quello che dovevi dimostrare, salva, cioè non finire in galera. Però poi mentre lui fa lo speech dove dovrebbe dire, comunicare ai suoi dipendenti che effettivamente lascerà, in realtà cambia d'improvviso idea e inizia a fare sta roba e tutti che lo seguono esaltati. Vabbè, vabbè, però stiamo correndo forse un po' troppo con la trama. No, volevo dire che a proposito di questo speech, che nella realtà Jordan Belfort effettivamente aveva usanza, no, di fare questi speech di fronte ai suoi dipendenti. Però vi assicuro che io l'ho visto su YouTube, cioè andatevelo a cercare, c'è uno piccolo speech, un frammento in una festa aziendale, diciamo, della loro società, però è
non è quello che c'è nel film, cioè è molto più... Vabbè, ovviamente è romanzato. Sì, no, ma assolutamente. Ma tra l'altro io sono anche scioccato perché era addirittura interrotto continuamente, lui doveva sempre riprendere la parola, cioè quasi impacciato, ti dico, a vederlo. Andatevelo a vedere su YouTube perché c'è sicuramente. Ok. Detto questo, allora, tornando sui binari, succede il lunedì nero e sostanzialmente Jordan rimane senza lavoro e quindi cerca di reinventarsi in questa piccola società che c'era nella zona in cui abitava, che rivendeva quelle che sono conosciute come penny stock. Le penny stock sono azioni di poco valore di piccole realtà imprenditoriali che nascono un po' a caso. E in quel posto in particolare queste penny stock venivano vendute con il 50% di commissioni, quindi tu che le vendevi, invece di avere il 2% che riceveva lì con Mark Hanna, l'1% prendeva l'1, vero? Veramente? Vero. Lì prendeva il 50%, e quindi con le sue doti comunque da oratore eccetera, riesce a vendere un migliaia di dollari di penny stock, prendendo di conseguenza migliaia di dollari di commissioni. E allora lì gli viene in mente di aprire una sua realtà, una sua società, dove appunto partivano rivendendo penny stock. E quindi raccatta un po' i primi che trova lì nella zona. Perché alla fine il core business fondamentalmente era la vendita, cioè sì, la skill che dovevi avere all'interno di questa società era vendere roba che non valeva niente. Sì, era sapere imbrogliare. Sapere imbrogliare. Esatto. È su questo che si basa tutto il film. Cioè, vogliamo dirlo chiaro e tondo. Perché alla fine la filosofia dietro la Stratton-Oakmont era quella di... bisogna convincere il più possibile le persone a comprare le nostre azioni, poi se sono azioni effettivamente profittevoli, se sono a noi non interessa. Se quelle che ti sto dando sono veri e propri consigli finanziari o ti sto prendendo in giro, non è importante, è importante che io venda e ovviamente guadagni poi sulle commissioni. E tutto questo discorso poi porta alla creazione effettivamente di questa Stratton-Oakmont, che nel giro di pochi anni cresce molto vertiginosamente, fino addirittura a iniziare a vendere non solo le penny stock ma anche le azioni di aziende più grandi come Disney eccetera. E lì inizia anche tutto il giro di vendite un po' losche, un po' illegali, come ad esempio quando comprano tipo l'85%, se non sbaglio, di azioni di un'azienda di produzione di scarpe. Ah, sì, cosa Steve. Che in America... Steve, è vero. Steve Madden. Poi vabbè. Cioè ogni questa scena... è una cheat, se non l'avete capito è una cheat. Lo dico dopo. Lo dico dopo. No, adesso concludo. Comprare l'85% delle azioni, che è una cosa illegalissima per i motivi... Perché loro facevano l'antitrust sul... Perché loro facevano l'API. Sulla competizione. Com'è? Anche perché loro facevano l'API. Cioè loro facevano... erano la società che portava per la prima volta in borsa quella società. Esatto. Quindi... è un conflitto di interessi giga enorme il fatto che tu abbia già sei già detentore di quelle azioni. Però loro compravano tutte quelle azioni che però rimanevano intestate a nome del proprietario dell'azienda, e quindi c'era tutto questo sottobosco molto illegale. Ci sono queste dinamiche che girano e che fanno crescere la Stratton-Oakmont. Io non riesco a dirlo, raga. Stratton-Oakmont. Non lo so, raga, non lo so. Stratton-Oakmont. Esatto. Stratton o Stratton? Stratton. Stratton. Adesso andiamo avanti, tutta la fatta da Stratton Oakmont. Poi non ho ancora capito da dove viene. L'ho fatta, raga. Non ho ancora capito da dove viene il nome Stratton Oakmont, perché non sono cognome. Ah, questo non lo so. Però poi ho delle fan facts sulla Stratton Oakmont. Ma questo è uno scioglilingua, raga, non so io. Da cos'è che volevi dire su Steve? No. Appunto, quando hai detto Steve. Mi hai fatto venire in mente che dal momento in cui DiCaprio conosce Jonah Hill, sì, ogni scena del film è dettata dalla droga. Cioè, qualsiasi scena, qualsiasi, c'è comunque droga. Domanda all'interno. Sulla droga. Sapete che cosa viene usato per simulare, per fare una scena dove c'è utilizzo di cocaina? Zucchero, vero? Lo lasciamo così, ve lo dico dopo. No, io non lo so, sai, non okay. Ho mai... La Ice lo sa? Non lo sai? Ve lo diciamo dopo. Se qualcuno Gessetto, lo sa... tipo. Talco.
Giuseppe. No. Se qualcuno lo sa, lo può dire, che la regia poi ci riferirà. Sarà sicuramente una cosa assurda, quindi non penserebbe nessuno. Lo dico dopo, non lo voglio dire adesso. Va bene. Andiamo avanti. Detto ciò, vabbè, insomma, alla fine l'FBI si capisce che insomma arriva alle calcagne di, della Stratton. E con peraltro l'attore che fa diciamo che interpreta il responsabile di questa operazione dell'FBI, che è Kyle Chandler, che io lo conoscevo perché ero super super fan di una serie televisiva dove c'era lui protagonista, che era Early Edition. Cioè lui era una persona che per qualche motivo magico, insomma, aveva un gatto, questo gatto che gli faceva pervenire tutte le mattine il giornale del giorno dopo. Quindi lui aveva le notizie del giorno dopo e sapeva se, non so, deragliava un treno e quindi doveva salvare, evitare che succedesse questa cosa, piuttosto che se qualcuno veniva ucciso e quindi doveva evitare che... Perché lui lo sapeva il giorno prima, quindi aveva 24 ore per evitare che tutte queste cose accadessero e finissero sul giornale di domani. Quella serie, se non l'avete mai vista, guardatela perché è bellissima, io ero innamorato. All'epoca la guardavo in televisione, cioè... No, ottimo che citi il personaggio dell'agente, perché secondo me è protagonista con DiCaprio di una delle scene più belle. Quella sullo yacht? Sì, quella sullo yacht, quando l'agente va lì per cercare di avere informazioni. Ormai quella gif lì è diventata famosissima, lui che lancia. È vero. L'agente va lì per chiedere informazioni sulle attività appunto illegali che stanno compiendo. È l'apostrofo agente, non la gente. Sì, l'agente dell'FBI. E ovviamente DiCaprio nega, cerca di fare quello che ovviamente fa le cose legali, eccetera. E poi si mette a fare questo discorso alla gente. ma lo so che voi dipendenti pubblici venite pagati poco e non è giusto per le attività che fate. Anzi, io sono il primo che sono con voi. Cioè, questa cosa è inammissibile. fa l'esempio della madre che sta male, del figlio che va a scuola. Bravo, bravo. Esatto. E poi, ma ho visto, voi indagate su di me, io indago su di voi, ho visto che comunque avevi cercato di ottenere la licenza come broker, ma poi non ci sei riuscito. Sai, comunque noi siamo sempre interessati a nuove persone che possano unirsi. Sai quanto guadagna un broker all'anno? E la gente che gli fa, ma stai cercando di corrompermi? no, gli dice, puoi ripetere questa cosa? Esatto, quella frase bellissima. Puoi ripetere l'ultima frase esattamente come l'hai detta? E DiCaprio che rimane un po'. Qual è l'ultima frase? Io ho detto no, gente, io non ho detto niente. Quello scambio è fantastico. Sì, è bellissimo. E poi c'è il lancio di banconote. Ovviamente DiCaprio che si incassa e gli lancia dietro l'aragosta dicendo tu non puoi permettertela questa. Fuori da questa barca. Vedi, questo è lo stipendio di un mese, io lo butto così. Per me sono spiccioli. Vabbè, comunque posso dire che tra l'altro, tra le varie critiche che ci sono a questo film, c'è anche una critica che, diciamo, vede questo film come quasi un elogio a Jordan Belfort, piuttosto che una critica satirica. È una critica che ho sentito al personaggio, poi che poi lui è andato veramente in galera anche nella realtà, no? Poi è uscito e ha creato a sua volta un personaggio, cioè si è una sorta di... cioè, si è ricreato il personaggio e una volta uscito dalla prigione è andato in giro a fare conferenze o a tenere, insomma, meeting su come vendere, su come fare, come comportarsi. Quindi si è ricreato un altro status. Anche proprio un motivatore, esatto. Uno di quelli che ti insegnano un po' come affrontare la vita, eccetera. E quanto ha... vediamo se sapete quanto ha tirato fuori dalla vendita dei diritti per fare questo film. Un milione di dollari nel 2007. Ah, okay. Oddio, pensavo di più in realtà. No, nel 2007 un milione di dollari e è rimasto fermo, perché poi il film è uscito nel 2013, è rimasto fermo perché la Universal, mi sembra, la Warner Bros., scusami, non voleva, perché lui ha scritto un libro sulla sua storia, su quello che è successo, che poi credo che sia su quello che è basato che è quello su cui è basato il film.
dove ci sono, c'è scritto insomma di tutto e di più, fondamentalmente cose anche che qualcuno ha detto no, non essere vere. E la Warner Bros. Voleva però censurare alcune cose, non, insomma, voleva limitare alcune scene, e quindi è rimasto in stand-by perché Scorsese non accettava questa cosa, cioè voleva fare il film restricted, come si dice, insomma targetizzato come restricted. Mm-hmm. E quindi hanno chiesto a Ridley Scott se lo voleva dirigere lui, ma Ridley Scott forse gli ha detto di no, insomma alla fine è stato in stand-by, e subentra la Red Granite Pictures, che è un'altra casa di produzione. La grande irreprensibile. Esatto, che non conosce nessuno, ma ti dirò di più. Casa di produzione che è stata indagata in America. Come? Perché è entrata in una, diciamo, in un caso di frode malesiana, perché il proprietario della Red Granite Pictures, mm-hmm, è il figliastro dell'allora primo ministro della Malesia, che investiva, cioè l'accusa è che riciclassero soldi da un fondo governativo malesiano. Mm-hmm. E attraverso questo personaggio che non mi ricordo come si chiama, adesso se volete ve lo recupero, insomma, è che è stato anche è citato nei ringraziamenti a fine film. Ah. Perché lui ha fondamentalmente finanziato parte del film, e si pensa che questi soldi arrivassero da questo fondo governativo, che quindi è un fondo statale malesiano. E quindi insomma c'è questa cosa un po' poco chiarita. Come si conclude la faccenda? Che la Red Granite Pictures si dichiara, diciamo, non colpevole, e per chiudere la cosa ha siglato un accordo con il governo americano, pagando non mi ricordo quanti cavolo di soldi, comunque parecchi, per chiudere insomma questa causa, per trovare un accordo. Quindi Una bella lezione da parte di Jordan Belfort alla casa di produzione. Alla casa di produzione. Esatto. No, è che poi ovviamente Leonardo DiCaprio, che insomma si è trovato in mezzo a questa faccenda, dice non sappiamo nulla, quindi vabbè, nessuno è poi rimasto coinvolto effettivamente in questa cosa, ma è uno scandalo che ha riguardato questo fondo insomma anche per altri movimenti finanziari, non solo per questo qua. Beh, diciamo che l'illegalità circonda un po' Jordan Belfort anche quando fa cose, esatto, tranquille come un film. Lui si chiama Risa Aziz, okay, che è il cofondatore della casa di produzione, mm-hmm, Red Granite Pictures. Il primo ministro malesiano è Najib Razak. Mm-hmm. E i soldi che questo Joe Lowe ha girato sono 9 milioni alla casa di produzione per produrre questo film. E Razak, che quindi è il primo ministro, è stato arrestato nel 2019, ma fu poi alla fine dichiarato non colpevole. Eccolo, 60 milioni al governo statunitense. Madonna. Gli ha dato. Dicendo però che loro non c'entravano nulla. Beh, un bel patteggiamento. Esatto, esatto. Comunque, volevo affrontare il discorso della critica, che dicevi che sì, per molti è un elogio alla figura di Jordan Belfort. Io non ne sono tanto sicuro. Innanzitutto, per tutto il film non credo faccia una sola cosa positiva. Anche quando, ad esempio, si mette ad aiutare i federali, di fatto sta tradendo i suoi compagni, i suoi, sì, amici. Quindi comunque sta facendo cose abbastanza discutibili moralmente. E poi, a parte il fatto che le ultime scene sono scene, diciamo, di violenza domestica, non sì, molto... No, beh, c'è una scena che è veramente molto pesante. Esatto, che diciamo che non riabilita molto bene la figura di Belfort. E poi soprattutto nel finale, ok, ti fa vedere che si è ripulito più o meno, che adesso fa il motivatore, però ce l'ha quella faccia ancora da furbetto, ce l'ha quella faccia ancora da tipo che volendo ti può fregare, ti può vendere la madre se volesse. Non dà secondo me l'impressione di una persona che si è redenta, ma di una persona che si è adattata al fatto che non può più fare la vita sregolata di prima. La critica secondo me più che sul contenuto era sulla forma. Cioè sul fatto che ok, è dipinto con
cioè con atti che sono assolutamente negativi, però poi nei fatti la forma con cui viene raccontato è molto goliardica, molto tipo, cioè, occhio di bue su di lui, no? Per far vedere quanto, quante donne c'ha, quante feste fa, quanti soldi ha. Quindi probabilmente questa cosa qua, da qui arriva la critica. Ora sinceramente non so, tu cosa dici, Fabio? Ma secondo me, allora, le uniche due critiche che si possono fare, anzi una e mezza perché una non è una critica, è che il film è diviso più o meno a un quarto e poi il resto, nel senso prima che Jordan Belfort diventi famoso, sì. Cioè c'è proprio la differenza secondo me, proprio come, cioè una volta che DiCaprio diventa famoso, il film esplode, sì. Cioè come se esplodesse, colori, situazioni, cioè proprio... Sì, sì. È anche un po' normale perché all'inizio è comunque un giovanotto, poveraccio, che cerca lavoro, esatto. Un po' triste, sai, nella baracca. Cioè, quindi questa non è propriamente una critica. L'altra critica, la critica secondo me è che lo spettatore potrebbe comunque uscire, diciamo, incazzato dopo aver visto questo film, perché comunque tu pensi che questa gente qui in qualche modo ti comanda, cioè i broker finanziari comunque cioè fan vedere un lato appunto dei broker negativo. Finanziari molto negativo, no? E che quindi tu dici ok, io umile cittadino, lavoratore di una Cinisello qualunque che voglio investire il mio denaro, comunque vengo preso in giro da queste persone, Questo effettivamente c'è come aspetto. Potrebbe non essere è un, non è una critica diretto al film, però nel senso è appunto secondo me una sensazione che può suscitare dentro il... Che già c'è comunque in giro come sentore nei confronti di questo mondo. Ma poi tra l'altro il fatto che ti venga rappresentato in maniera tra virgolette positiva dipende anche dal fatto che a raccontare il tutto sia il protagonista, che sai già che è moralmente discutibile. Ovviamente dal suo punto di vista lui non sta facendo nulla di malvagio, nulla di sbagliato, però tu lo sai che comunque quelle cose sono sbagliate, quindi l'attenzione non si sposta più tanto su quello che succede ma su come lui vede il mondo, vede quello che fa, e in quel momento capisci che il film non sta assolutamente dando un punto di vista positivo o elogiante della figura di Jordan Belfort, anzi è tutto il contrario, anche perché poi nelle situazioni familiari, nelle situazioni di relazionali più intime, lo vedi quanto profondamente distorta sia la persona di Belfort. Sì, aggiungo anche che comunque non finisce bene, cioè lui alla fine viene arrestato, tutto quello che aveva gli viene tolto, quindi in realtà non è che c'è un lieto fine vero e proprio, anche se poi lui si è ricostruito una vita che non viene, cioè che viene accennata giusto alla fine, dove tra l'altro si vede Jordan Belfort vero nella scena finale. Quando viene annunciato in quel convegno, l'annunciatore è Jordan Belfort. Belfort. Quindi probabilmente anche questa cosa qua potrebbe essere non a favore di chi critica, cioè potrebbe un po' controbattere quelli che dicono questo film è un elogio più che una critica satirica. Dall'altro lato effettivamente ci sono talmente tante scene, tante situazioni così esasperate, così... insomma, difficile che non si venga attratti dalla modalità festaiola, no? Dal fatto che tu puoi fare quel che vuoi, cioè che lui è fondamentalmente quasi, sembra quasi Dio in sto film, cioè può fare quel che vuole. Però sai che ti dico, ci stavo pensando... Fascia uno yacht in mezzo al mare, è successo veramente... Ci stavo pensando mentre l'altra sera rivedevo il film, perché poi io l'ho visto solo due volte, la primissima e poi l'altra volta per la live. Comunque bellissimo, 3 ore che filano via. Sì, il film è oggettivamente va via liscio come l'odio. No, comunque dicevo, ci stavo pensando mentre lo rivedevo l'altra sera, e questo film ha una sorta di effetto simile a quello che hai ad esempio nei videogiochi, come in GTA. Cioè ti fa assistere a una quantità così esagerata di robe al limite dell'assurdo, sia a livello sessuale, le droghe, la questione dei soldi, il fregare la gente, eccetera. È tutto estremo. L'estremo più assoluto, che
tu, nel senso, hai una sorta di funzione quasi catartica mentre lo vedi, cioè ti scarichi un po' quella necessità di vivere quelle esperienze così estreme, quindi alla fine del film dici, ma sì, ma in realtà non è che ho chissà quanto interesse a distruggermi di droga o ad andare a prostitute, voglio una vita un attimo più tranquilla, perché questo film è too much, quasi non dico che ti stremi, perché poi è un film, come detto, che va via liscio come l'olio, però ha un po' questa funzione di farti scaricare questa necessità dell'eccesso. Secondo me è anche per questo che Scorsese ha spinto molto. Secondo me dipende dalla persona, perché invece a me gasa un botto. Cioè io finisco di vedere sto film, dico basta, vado a fare il broker. No, cioè, no, capito? No. Fabio. Cioè, così. Poi, vabbè, è motivante. Secondo me, vabbè, poi dipende sempre dalla persona, nel senso che io sono molto, cioè sono facilmente affascinabile. Esatto. Anche per esempio se guardo, che ne so, Creed. Cos'è Creed? Per box pugilato. Il film su Rocky Balboa, Apollo Creed, il figlio. Ah, no, non vabbè, l'ho visto. È l'ultimo Rocky? No, si chiama proprio Creed. Cioè, dove adesso Rocky fa l'allenatore, diciamo. Sì, per me è l'ultimo Rocky. Vabbè, cioè, nel senso, con protagonista Michael B. Jordan. Esatto. Non so chi l'ultimo sia. È un film di quell'universo narrativo. Esatto, ho capito qual è il film. Il però... cattivo di Black Panther. Ah, il cattivo giusto, di giusto. Black Panther. Io so chi è Black Panther, ma non so chi è il cattivo di Black Panther. Vabbè, comunque lui. Come si chiama? Michael B. Jordan. Vai. Che non è Michael Jordan. Esatto. Ci hanno fatto pure una battuta nell'ultimo Space Jam su sta roba. E cioè, se vedo quel film lì, alla fine del film, io voglio andare a fare pugilato, capito? Mm-hmm. Quindi sono. Sei molto. Cioè mi trascino, mi trascina, Ti trascina. Beh, comunque no, ripeto, è esattamente quello che ho detto prima, cioè secondo me è un film che per certi versi ti porta a dire ah, che figata, cioè, sì. Feste mai viste, cioè veramente si poteva fare di tutto. Poi ripeto, se andate a vedere banalmente questo video che c'è su YouTube dove fa vedere un reale momento con Jordan Belfort, rendete conto che chiaramente è veramente Hollywood che ha preso e ha romanzato, giustamente. Ovviamente. Diciamo dal suo punto di vista, anche perché non penso che lanciassero i nani su ne parleremo più avanti. Oddio, di questa cosa dei nani ho dei dubbi a riguardo. Ne parleremo più avanti, perché c'è, no, volevo dire che la sceneggiatura, sì, che comunque è molto serrata, cioè sì, sì, non lascia spazio a rilassare. Sì, ci sono passaggi temporali di mesi interi che avvengono in pochi secondi. È fatta da Terence Winter, che è stato nominato come best, come miglior sceneggiatura adattata, come si dice, best adapted screenplay, come si dice in italiano? Ah, no, sceneggiatura non originale. Non originale. Ed è quello che ha fatto The Audition, che non so se sapete chi è, se sapete cos'è. No. The Audition è un corto di Scorsese, mm-hmm, con DiCaprio, Robert De Niro e Brad Pitt e Scorsese stesso all'interno del corto, ed qualità. È molto carino, vi invito a guardarlo anche gratuitamente, credo che sia su YouTube. Poi udite vabbè, i Sopranos, che vabbè conoscerete, ma io non li ho mai visti, però li ho sentiti, perché è una serie famosissima. Lui ha fatto sia la regia che la scrittura che produttore, ma la cosa che mi ha stupito di più è che lui ha scritto e prodotto Flipper, che voi non sapete cos'è. No. Raga, Flipper è una delle serie televisive più in voga degli anni, credo, 90, con Jessica Alba quando era giovane. Quindi io mi sono innamorato di Jessica Alba ben prima di quando voi l'avete conosciuta, quando faceva Flipper, che Flipper era un delfino. E lei, insomma, è una sorta tipo di... Ah, ma allora forse avevo visto qualcosa. È molto, cioè, famoso come serie televisiva. Mm-hmm. Qualcosa sui delfini l'avevo visto, sì, comunque, non so se... Però, vabbè, la cosa mi ha scioccato, ma mi rendo conto che adesso, dicendolo adesso a voi, la cosa possa non toccarvi, perché in effetti non l'avete mai visto. L'hai visto? No, non ho la minima idea di che parli. Cioè, per me il Flipper è... Cioè, io quando l'ho visto... No, vabbè, ma qui sta scritto Flipper... Adesso, no, perché qua. Flipper, perché il delfino flippa. Esatto. Vabbè, niente, ma volevo dire questa cosa. A proposito del tuo amore per Jessica Alba, parliamo, sì, di Margot Robbie. Che questo film è l'apice della sua bellezza, secondo me. Assolutamente.
Io l'ho vista in altri film, ma in questo film... Tanto che DiCaprio quella... dura 11 secondi. Beh, ma c'è quella scena in particolare. Lo capisco perfettamente. Perché lei si tra l'altro la scena di nudo integrale, qua, praticamente la sua. Quando, sì. Oddio. Quando sì. sale su lui per la prima volta, sì, cosa sì, sua, sì. È un scena di nudo integrale. Io non ci volevo credere quando l'ho vista, ma effettivamente mm-hmm. è sì, diciamo nudo cioè. Quasi integrale, con dei trucchetti per non far vedere troppo, però sì. No, beh, dai, è integrale. Ecco, ecco, questa... Matteo dalla regia dice che è integrale. Con questo effetto sì. Ah, non so cosa... Allora, ho messo una sigla molto conosciuta da chi cerca gli integrali. Ah, esatto, io sicuramente nel non, web. Non conosco sicuramente. No, no, dicevo, sì, è un nudo integrale, solo che c'è, vabbè, un accavallamento di cosce che non mostra troppo. Sì, 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 mettiamola un po' così. Si mette un non po' è un porno, là, sì, raga, no. Ve lo diciamo, non è un porno. Però il film è targato restricted no, certo, dalla NBA. Ma basta. No, aspetta, no, raga, non sto scherzando. Ma in America del basket, in America per proibire ai minori un film. Scusa, MPA. Ah, ok. In America per proibire un film ai minori basta anche solo che dici due o tre volte la parola fuck. E questo film è strapieno, sono tipo oltre quante 500 fuck. Quante sono le parole? Quante volte dicono fuck in questo Alice? Quante volte dicono fuck in questo film? Come 5? 5? Ma quante volte l'hai visto? Era partita bene 5. 5 no, c'è un 5. Devo dirlo io. Vai. Credo più di 500. 500? Io dico 512. 506. Record quasi, nel 2000, praticamente 2,8 volte al minuto, dicono. Bellissimo. Cioè, altro, Guinness World Record del 2013. Che magari in italiano non si percepisce, perché noi abbiamo molte più varianti rispetto a fuck. In inglese hanno praticamente solo quella. Io l'ho visto in inglese, adesso in quindi inglese, non so come è stato tradotto in italiano. No, nel senso, cioè, loro usano fuck per dire... Dico un po' di parolacce, fottuto, cazzo, ma non so come l'hanno doppiato. Mentre invece in italiano, no, dicono un sacco di parolacce. Tutti l'hanno diversificato. Più diversificate. No, no, invece in inglese è sempre quella. Sì, solo fuck. 2013, Guinness World Record. Prima di quella data, Casino aveva il record nel 95 con 422 volte. Poi nel 97, no, scherzavo, nel 2014 è stato battuto, quindi l'anno dopo è stato battuto da un altro film che io non ho assolutamente visto, che si chiama Swearnet The Movie, 935 volte. Vabbè, ma Swearnet immagino sia posto. Prima a chiamarlo fuck il film. Vuol dire praticamente quasi 6 volte al minuto, cioè si potrebbe dire. Una è ogni 10 secondi. Secondo me lo fanno apposta. È tutto vero, ma tant'è che a proposito di questa cosa dell'NPA che ha fatto, l'ha targato come restricted, perché io non lo sapevo, ma l'NPA è l'organizzazione che dà questi francobolli, diciamo, ai film, sì, no? Sì. E cioè, ci sono 5 francobolli che ti puoi segnare, cioè G che è General Audience, quindi tutti possono vederlo, PG che è Parental Guidance Suggested, quindi con ci devi avere, insomma, deve essere dei genitori, che è un po' come il bollino verde, il bollino rosso e il bollino giallo che c'era a Mediaset. No, no, sì, non sì, smetto sì, di sì. dire queste citazioni perché tanto voi non l'avete. Tu l'hai visto? Meno male. Il PG sì. Il PG è il bollino giallo praticamente. Il bollino anche giallo, se un po' bollino. Anche se è in realtà un po' meno grave, diciamo, il giallo. Poi c'è PG 13 mm-hmm. che vuol dire che sotto i 13 anni non si può. PG-13 se non sbaglio è accompagnati dai genitori fino a 13 anni o dai 13 anni, allora, fortemente consigliato che l'accompagnamento, e ci sono del materiale che non è appropriato per gli under 13 mm-hmm. questo, poi R è restricted, quindi vuol dire che sotto i 17 devi essere accompagnato da un adulto, e poi c'è NC-17 che vuol dire solo adulti, e vabbè, si è capito. Sì, che è proprio proibito ai minori. Uguale Satana. Cioè, il film c'è di tutto, praticamente. Quindi sotto i 17 anni nessuno è ammesso, fondamentalmente. Non sapevo, raga. Vi faccio una domanda. Scena preferita? A parte quella di Margot Robbie, direi. Vabbè, quella... Allora, la mettiamo non classificabile.
No, allora, io l'avevo detta prima, credo quella del confronto tra l'agente dell'FBI e DiCaprio, okay. Perché è proprio, mi piace, sì, DiCaprio, ma soprattutto l'agente, mi è piaciuto proprio come ha interpretato il personaggio, mm-hmm. Che fa prima un po' l'agente un po' sprovveduto, vabbè, mi hanno dato sto caso, però boh, non lo so, e poi... Ma tu mi stai cercando di corrompere, molto, molto, ma te lo metto. Molto forse ce l'ho, ma in realtà non è la mia preferita. Mi è venuta in mente perché mi fa troppo ridere. Mm-hmm. E quando. Però ripeto, non è. Non voglio dire la mia preferita perché è difficile fare. Insomma, rispondere a questa domanda. Però una che mi fa pisciare da ridere è quella quando chiamano a telefono suo padre a casa, il papà di Jordan. Ah, sì. Ah, bella che quella. Lo interrompo nel giovedì. Lui il giovedì si guarda sempre una serie televisiva. Sì, è vero. È vero. Siccome è un uomo irascibile, praticamente qualsiasi cosa succede, lui inizia a sbottare. No, è bellissimo perché lui dice: porca miseria, con chi cazzo, chiama questa? Probabilmente in quella scena c'è metà dei fuck di esatto, tutto. Esatto. Ma film. Non è possibile. Punto. Gentilissimo. Poi alza il telefono, tutto educato. E poi risponde: oh, come stai? Con l'accento. Voi non l'avete visto doppiato, ma in realtà in originale lui ha l'accento inglese. Ah, ok. Quindi c'è la scena che lui sta bestemmiando in americano e poi a un certo punto: hello, sir. Yeah, absolutely. E parla così al suo amico, dopodiché chiude: porca troia, com'è possibile? E poi gli chiede a sua moglie: ma cosa è successo? Tizio è andato. Ma tizio chi? Che non sono stato via, non so di cosa stai parlando. Cioè, no, raga, è bellissimo. Il padre è quella scena là è stupenda. Stupenda. No, la mia preferita, penso anche di tanti altri, è la scena della Lamborghini. Della Lamborghini, infatti ho pensato a quella. Cioè, quella scena lì parte da... quando, cioè mi piace da quando risponde al telefono, va a rispondere al telefono lì. Là, sì, quindi sì. È già arrivato con la Lamborghini. Che all'inizio, l'inizio è sano. È bellissimo, no, ma è bellissimo lì, è bellissimo l'editor, cavolo. Mm. Perché lì tu senti lui che parla normale e l'altro che invece risponde con la, cioè sentendo veramente la voce che ha, sì, lui, che è storpiata. Sì. Ma quindi tu hai lo sfasamento che dici, cioè capisci dopo che il regista, comunque l'editor, che non mi ricordo come si chiama, ma che è sempre lei, quella, mm-hmm, che fa gli editing del come si chiama, dei film di Scorsese, gli sta parlando in maniera normale, quindi tu dici vabbè, sta parlando normale, ti rendi conto dopo quando risponde quell'altro dall'altra parte che è già fatto con una mina, non riesce a dire nulla. Bellissimo. No, ma poi bellissimo, a parte il cambiamento lì, perché dice tipo non ho detto niente e poi lo ripete: non ho detto niente. Bellissimo. Da lì, ok, riprende, cioè va in macchina perché deve correre a casa. Dico, quella scena, tra l'altro quella scena di lui che sta andando in macchina, ho notato una cosa strana. Praticamente lui deve scendere le scale e in tutte le inquadrature delle scale cambiano in continuazione lunghezza, numero di gradini, sì. Così a caso. Eh no, perché ti fa vedere la, cioè, allora lui è messo sopra l'ultimo scalino più in alto, sì. È tipo sdraiato tutto storto che deve scendere. E sono tipo 5 gradini e, in realtà. Sì, forse scala. Anche meno. E ti fa vedere... appunto all'inizio quanti gradini vede lui, sono tipo 20. Ma voi, ma veramente se cambiano i gradini non è l'ottica che cambia, raga. No, proprio apposta, il numero di gradini è fatto apposta perché lui guarda e dice, cioè proprio me la sono persa, cioè questa, pensa allora. Madonna quanto è lunga sta discesa, no? Ma poi è strano perché poi fanno vedere l'inquadratura normale, esatto, che sono tipo 4 gradini, sì, cioè una roba, no, ma è assurdo perché c'è l'inquadratura esterna che sono 4 gradini, la sua visuale che sono 20 gradini, poi quando inizia a rotolare sembra un'intera rampa di, sì, scale. Ma infatti poi infatti poi fanno vedere il viaggio di ritorno verso casa, mm-hmm, tra virgolette quasi normale, in cui non succede nulla, tutto a posto. E mattina dopo, quando si sveglia, che riesce, vabbè, a sradicare il telefono da Jonah Hill, che sta parlando tutto fatto con il suo avvocato, eccetera. La mattina dopo, quando si sveglia, che ha già i poliziotti lì, proprio lo svegliano i poliziotti. Caso lei ha fa guidato vedere, la sua Lamborghini. Esatto, fa vedere sera. In che condizioni è quella Lamborghini. Ah, è vero, raga, sto guardando adesso. E fa vedere tutto il viaggio, tutto il viaggio di ritorno, che è stato un disastro. Invece l'avevamo fatto vedere tutto pulito. Cioè, quindi è clamorosa. Non me la ricordavo sta cosa dei gradini, è vero. Sì. Sono 5, poi fa vedere dal suo punto di vista che, sì, guarda da sopra. Sono 2000. Sono 2000. No, mi ha fatto morire da ridere perché quando ogni rotola, inquadratura cambiano, esatto, così. Quando rotola, cioè sembra che infatti stia rotolando su una scalinata proprio lunghissima. Sì, è vero, è vero. Poi rispetto anche a quello che
che dicevi tu, Fabio, riguardo al fatto che la droga è il tema centrale, sì, del film, che c'è ovunque. Vero. C'è una menzione che secondo me è onorevole fare quando sono gli Yacht che stanno tornando di corsa per chiudere i conti della zia che è morta. E ah, sì, sì. Si trovano davanti un'onda incredibile. E c'è DiCaprio che guarda John e gli fa: vai a prendere il qualo, non voglio morire sobrio. Sì. Con un metro d'acqua dentro. Bellissimo, è vero. Che vengono salvati poi dalla marina italiana e parte. Sì, sì. Qual era la canzone? In questo momento mi sfugge. La canzone, ho capito, cioè non ho presente, però ho capito che c'è una canzone. Oddio, particolare. C'è una canzone, c'è italiana. La. È intanto lui che guarda fuori dalla finestra un aereo. Ah, sì, Gloria. Ah, Gloria. No, bravo, Gloria. Bravo. Gloria. Intanto un aereo esplode fuori. Sì, a casissimo. Perché un gabbiano entra nel motore. E lì ha tipo una mezza epifania esistenziale che però, sì, non sembra neanche per sbaglio, sì, che l'abbia colpito. Sì. Volevo fare, visto che non manca tantissimo, mm-hmm, volevo fare questa... Intanto volevo dire qual è... Lo possiamo dire adesso, Alice? I fun facts li possiamo dire? Sì. Diciamo. Quindi... Che cosa usano al posto della cocaina? Ah, sì, vai. Dai. Vitamina D in polvere. Ah, okay. Oddio. Altro fun fact, Jonah Hill ricoverato per bronchite perché durante le scene del film ne ha utilizzata troppa. E quindi viene ricoverato, vi giuro, raga. Cioè, così. Allora, in realtà il dubbio mi sarebbe venuto su DiCaprio perché ha una certa quando litiga con Margot Robbie che apre il divano. Anche quella scena lì è epica. Apre il divano e boh, cioè quella camera diventa non lo so, non so cosa diventa, cioè è tutta bianca. Ed è, no, ma quelle in realtà erano le piume dei cuscini. Sì, sì, però poi, poi però tira fuori il sacchetto, esatto, con la cocaina, sacchetto, che è un mucchio di roba, esatto, cioè, lo butta così sul comodino, no, dici, cioè, il sacchetto quante... lo distrugge, c'è, cioè, tutta la cocaina sul comodino e È finito in ospedale. E nonostante lui sia stato pagato per fare questo film, si può dire una miseria. Sì. Non so se lo sapete. Lui l'aveva detto. Sì, sì, sì. Era, no, adesso sei non quanto? Mi ricordo. No? Forse tipo un caffè. No, non esageriamo. No, perché c'era una roba simpatica. No, beh, comunque, no, allora, fai conto che DiCaprio ha preso 10 milioni. Adesso lui era, non so, era anche produttore, secondo me, dentro nella produzione. Ah no, forse gli portava i caffè, tipo una roba del genere. Jonah Hill ha accettato di fare questo film con Scorsese perché voleva assolutamente lavorare con Scorsese per $60,000. Ah, ok. Tanta roba. Bene, sì. Tanta roba. Ma adesso vi dirò qualche fun fact e voi mi dite vero o falso. Ok. Ok. Va bene. Allora, Danny Porush, che è Jonah Hill fondamentalmente, sì, interpreta il socio fondatore, sì, cofondatore, diciamo, di Jordan. Donny Azoff, no? No, Danny Porush, sì, ho trovato io. Ha mangiato il pesce rosso, sì, di un suo dipendente, vero o falso? Ah, sì. Nel film, sì. Vero, vero, vero. Anche quella scena è epica. è successo davvero. Il simbolo della Stratton Oakmont Inc., dopo diciamo cosa vuol dire Inc., era un leone, vero o falso? Vero. In realtà sembrerebbe falso. Ah. Dalle ricerche che ho fatto, metto il punto di domanda perché non ho trovato effettivamente uno statement che dicesse, mm-hmm, che è falso, però anche nel video, per esempio, che ho visto su YouTube, cioè, fanno vedere il logo e c'è solo, mm-hmm, la scritta Stratton Oakmont, non c'è la Stratton Oakmont. No. Io ho questo ricordo del leone, vabbè, comunque. Nel però film, nel logo del film c'è, non so se poi vabbè. La moglie di Donnie era sua cugina. Sì. Sì. Vero. Donnie anche lì. Bellissimo. Vabbè, poi il discorso che ti metto, a fare nell'eventualità che avessero avuto un figlio malformato. Vabbè, vado nei campi, apro la portiera e gli dico vai. Vai, 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 vai. Sì, libero. E poi si mette a ridere. Ma che cazzo mi fai dire? Altra scena epica. Donnie e Jordan... No, scusa. Donnie incontra Jordan in un ristorante. Vero o falso? Era una tavola calda. Sì, una tavola calda, sì. Sì, sì, sì. Falso. Ah, no. In realtà è la moglie di Donnie
che conosce Jordan in pullman, loro abitavano nello stesso palazzo, e ci ha parlato e gli ha presentato. Ah, ma tu dici nella realtà? Nella realtà, certo. Ah, ok. Fun fact è, succede sì, questa sì, roba, sì. È vero o falso nel film? Vabbè, io avrei detto di sì comunque. Poi, Donnie e Jordan fanno una cosa a tre con una dipendente, vero o falso? Vero. Allora... Perché nel film anche c'è se non cosa. Fosse quella specifica dipendente, secondo me una, dai, una io, volta è successo. Io ti dico falso. Allora, io secondo me è vero. Nell'intervista Danny Purush non ha confermato, perché gli hanno chiesto: hai fatto una cosa a tre con Jordan, che con una ragazza che tuo dipendente che era minorenne, cosa gli doveva dire? Okay. Sì. Quindi lui ha detto, lui ha negato chiaramente. Ah, era addirittura minorenne. La domanda era questa, sì. Okay. Lui ha negato, però ovviamente, cioè ha negato, ma chiaro che poi non si sa, poi veramente magari nel non è successo. Nel film quello che si facevano non era minorenne comunque. Il soprannome di Jordan era The Wolf. Sì, vero o falso? Era quello che gli attribuivano sì. Sui giornali. Falso. No. Negato, anche questo è negato da Danny Porsche, non è mai, non gli è mai stata attribuita questa cosa qua. Ah, quindi è un'invenzione, è un'invenzione del film. Sì, la società ha davvero ingaggiato dei nani per alcune feste, vero o falso? Ti dico di sì, dai, per forza. Iaco? Faccio il bastian contrario, dico falso. È vero. Ah, è vero. Beh, dai, cioè quei nani lì sono spettacolari. Ero, sapevo, cioè ipotizzavo fosse i nani sono stati lanciati tipo freccette contro un bersaglio, vero o falso? Durante queste feste? Sì. Sì. Falso. No, sarebbe scusa, stato epico. Scusa, cosa ci facevano? Io ti dico di sì solo perché voglio che sia così, ma capito? Perché la scena è cioè di quando lo lanciano che lui finisce ma sulla sai, telecamera. Sai cosa fa morire? È che loro discutono di queste cose prima. Esatto. Sì, sì, cioè, ma come se fosse una riunione aziendale, quando, sono serissimi. Esatto, perché i nani li ingaggiano, cioè anche quando portano le prostitute, cioè c'è la voce narrante di DiCaprio che ti dice quali sono, diciamo, quelle più brutte, quelle medie, quelle che bisogna pagarle di più. Cioè, allora, in realtà questa cosa del questa cosa del brainstorming per i nani sì, pare sì. Che sia successa, a detta di Jordan. Bellissimo. Però poi non si è fatto niente. Sì, con tutti quei discorsi incredibilmente... non lo diciamo, sapremo mai. Non lo sapremo mai. Diciamo discriminatori. Ok, quando entra suo padre e gli dice, no, ma adesso sono tutte rasate. Come tutte rasate? Ah, sì. Sì, tutto, vabbè. A me fa morire. A me piaceva il boschetto. Sì, che lì discuto. A me fa morire quando entra il padre. $20,000 di cena? Che se la prende con Jonah. No, con quel gioco di parole che facevano con quella sigla. Sì, 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 è quello. Quello. Dio, com'era? Non me lo ricordo. Non mi viene. Vabbè, andiamo avanti. La sua dipendente è stata davvero rasata a zero con la macchinetta, vero o falso? Vero. Vero. Sono stati rasati alcuni dipendenti per e sono stati pagati poi $10,000 per fare questa cosa qua. Insomma. Naomi, che è Caridi nella realtà si chiama. Ah, ok. No, ecco perché avevo la discrepanza col nome, perché nel film nomi di sono Danny diversi. Di Danny Porsche, come si chiama? Nel film è Danny è Donnie Azoff. Alcuni nomi sono diversi perché non volevano essere sì. Inseriti vabbè, con il loro nome vero. Ha una zia inglese, vero o falso? Beh, è un plot point abbastanza importante, direi, vero? È vero. Si okay. Chiama Patricia vabbè, e non Emma. Maggior parte sono vere. Ma più che altro perché è una roba così importante a livello della storia. Sì, sì, sì. Sembra strano è tutto che vero. Non esistesse. Vero. Tutto vero, tutto al massimo potrebbe essere irlandese. Toh. Mark Hanna di Matthew McConaughey sì. Nel film. Si chiama davvero Mark Hanna? No. No. Invece sì. Ok. Jordan viene arrestato durante le riprese del suo spot commerciale, diciamo, della sua azienda. No, quella mi sembra una scelta stilistica del film. Io ti dico di sì. Ti piacerebbe, ma è falso. Ah, è stato arrestato a casa sua. In quell'occasione si sono incontrati per la prima volta Jordan e Patrick Denham, ovvero Gregory Coleman. Okay. Ah, in quell'occasione, non solo sì, io. In quell'occasione si sono incontrati, prima no. Per chiudere, volevo cosa... fare... Dimmi. Prima della tua chiusura volevo fare una menzione d'onore sì. A il socio di DiCaprio che aiuta a trasferire i soldi dall'America alla Svizzera. Ah, minchia. Ah. Quello che poi viene arrestato per colpa di Jonah Hill e poi muore successivamente. Quella scena assurda. Anche quella scena assurda. Epica. Che, cioè... che fa finta di arrivare strafatto Jonah Hill. No, ma tra l'altro è una scena che mi sembra molto...
inventata e romanzata. Però sì, siccome il tizio viene arrestato e questa roba mette nei casini e poi anche Jordan, non è che davvero è successo. Non lo so, non lo so. Però quella scena lì, beh, a me sembra molto calzante sul personaggio che hanno creato. Perché poi in realtà Jonah Hill, cioè il personaggio di Jonah Hill non è così nella realtà. Cioè, no, è totalmente, no, no, cioè è proprio una cosa totalmente diversa, anzi è molto più serio, perché nel film è totalmente più passatemi il termine, di è la live giusta per dire parolaccia, ci sono 506 fuck esatto, mentre nella realtà lui è molto più sembrerebbe che siamo vabbè, ma è ovviamente tutto esagerato, quindi no, che poi quel socio lì, quello che viene arrestato, che adesso mi sfugge il nome, era l'unico che all'inizio ha saputo, Brad ha saputo vendere la penna di DiCaprio. Ah, sì, sì, è vero. Sì, tra l'altro è molto interessante. A quello non discorso. Interessava nulla, cioè, di quello che faceva. Sì, perché diceva, lui era proprio quello che volevo nella squadra, ma non ha mai accettato. No, ma tra l'altro è bellissimo il discorso che fa, perché giustamente tu per vendere non devi presentare il prodotto e dire no, ma questo è il miglior prodotto eccetera, tu devi creare prima una necessità, esatto, nel cliente, crea la domanda, che sì, magari non sapeva di avere, oppure gliela crei tu. E quindi lui faceva l'esempio, cioè, dava la penna ai suoi soci, diceva vendetemela, e loro la penna migliore del mondo, non si scarica mai eccetera, poi lo dava a questo Brad e lui diceva scrivimi il tuo nome, non ho la penna, eccola qua. Geniale. Genius. Anche questa cosa della penna non si sa, non credo, non dovrebbe essere vera quello che ho letto. Vabbè, però comunque è un'esemplificazione di un concetto. Sì, no, beh, comunque ci sta, effettivamente è efficace all'interno della, poi viene del film. Ripresa alla fine, nella scena finale, quando fa il motivatore eccetera. Ultima cosa prima di chiudere, Inc., perché è Stratton Oakmont Inc. Incorporated. Mm-hmm. Che vuol dire l'equivalente della nostra società di capitali, non società, sì, la di società persone. Per azioni SPA. Può anche essere SRL. La società SRL non mi pare sia quotata in azioni. No, non deve essere per forza quotata, ma è una società che ha personalità giuridica, quindi vuol dire che le persone che fanno parte sono staccate dalla società. Ok. Quindi non ne rispondi tu in prima persona. Non vengono a, se succede qualcosa, a sequestrarti la macchina o cose di questo tipo. Adesso non è il caso di Jordan, hanno tolto tutto, ma perché hanno fatto le robe illegali. Però diciamo le società di capitali rispetto alle società per persone sono due categorie separate, certo. E Inc. è sta per Incorporated, che equivale alla società di capitali. Mentre volevo dire questa cosa qua, sa, lezione, breve lezione di che economia non conoscevo, breve lezione di economia, no, non la conoscevo, perché conoscevo la, insomma, la suddivisione italiana, ma non quella americana. Okay. E me l'ero sempre chiesto, perché in realtà l'ho sempre visto ogni tanto leggo Inc. quando guardo le società estere, insomma, e non mi sono mai chiesto, adesso ho scoperto perché. Perfetto, adesso siamo tutti più colti. Esatto. Niente, basta, secondo me abbiamo detto abbastanza per, cioè abbiamo dato abbastanza, messo abbastanza carne al fuoco, direi. Anche perché se diciamo troppo poi magari Twitch ci banna o qualcosa del genere. Non è esattamente... Se abbiamo detto qualcosa di... controverso, ci dissociamo. troppi fuck. Va bene, amici. Direi che questa è stata una puntata per recuperare settimana scorsa, che purtroppo era festa e quindi non siamo riusciti. E per recuperare ulteriormente anche questa settimana avremo e una recupereremo puntata speciale. Giovedì ci sarà una puntata con ospite Simone. Simone Passero, che è un mio amico, che è attore. E quindi non perdetevela, perché sarà un'intervista con lui. Ma soprattutto ringraziamo il buon Fabio, che finalmente si è fatto vedere per tutta la puntata, è stato grazie con noi. A voi, è stato un onore essere da questa parte. L'abbiamo invitato perché questo è uno dei suoi film preferiti, se non il preferito, direi. Sì, allora, se dovessi proprio scegliere un film, sceglierei questo. Però chiaro che ce ne sono altri. Vabbè, è difficile. Questa domanda è una domanda che è difficile. Sì, almeno tu hai le idee chiare rispetto a me, che non saprei neanche lontanamente come anche una top 10, non so cosa dire. Sarei in difficoltà anch'io. Va bene, grazie buon Fabio per essere stato con noi. Piccolissima comunicazione di servizio: domani, per chi segue Radioteca, domani c'è Radioteca che si sposta ufficialmente da sabato a martedì. È ufficiale. Quindi, e come già annunciato la volta scorsa, non mi ricordo se l'ho annunciato, vabbè, comunque verrà implementato nel cast definitivo ufficiale di Radioteca anche Elena Giordano, che faceva il lazzo con
E a questo punto con Ale, gliela rubo, quindi. Visto che siamo in tema di annunci, annunciamo anche che il 20, se insomma incrociamo le dita se tutto va bene, parte Fluidi di testa, che è il nuovo programma con me e il buon Fabio qui presente e anche in quindi regia. Lo vedrete spesso, non preoccupatevi. Sara, abbiamo Sara con l'H sempre con noi e ovviamente il buon Teo in regia sempre presente. E anche Alice pare che anche lei si voglia inserire. Sì, anche lei. E quindi la mettiamo dentro anche lei. Ma, sì. Ma noi di Fluidi ci piace avere più gente siamo meglio è. Perfetto. Va bene signori, grazie di tutto. Ci vediamo giovedì alle 15:30. Esatto. Ciao. Ciao.